Sì, ecco, buonasera Spalletti. Io penso e spero che questa serata sia una data di nascita per la sua nazionale, perché ha toccato con mano quanto con il coraggio, che era dato dalla disperazione, possa fare molto di più che non con la prudenza, che è stata la nota dominante fino all'1-0 della Croazia. Va bene, va bene. Però nel mezzo c'è sempre quello che riusciamo a fare, nel mezzo c'è sempre il comportamento che si ha. Ma quale prudenza? Se il limite di non saper giocare una palla come non si è saputa giocare nel primo tempo in uscita è questo qui, si può giocare con qualsiasi modo e con qualsiasi ricerca. È che bisogna fare di più in alcuni momenti. Siamo sotto il nostro standard di livello, come nel secondo tempo siamo sopra, siamo al massimo del livello, però nel primo tempo si è perso dei palloni che noi non possiamo perdere, che vanno gestiti meglio lì in mezzo, e poi si trova la buca da quell'altra parte. E che c'entra prudenza? Poi una volta bisogna giocare con tre centrali, una volta bisogna giocare con... Non si gioca in tutte e due le maniere, bisogna far meglio con i quattro, bisogna far meglio con i tre da un punto di vista di gestione di partita quando siamo dentro la gara. Oggi timidi anche nel primo tempo, troppo timidi, ma non c'entra quello che è il modulo, c'entra che ci si accontenta un po' involontariamente del risultato. Non ho mai parlato di modulo, perché poi bisogna far di più, bisogna fare. Luciano, non è che questo è il mio pensiero. Sì, poi non tanto è che manchi la qualità. Sentendo quello che stai dicendo, allora ci manca Cappello la qualità. Dice che... E allora ci manca giocatore di qualità, perché se non riescono a fare quello che tu vorresti vedere in campo, allora vuol dire che non abbiamo la qualità. Dobbiamo accontentarci e guardare le partite come noi sono. Si ha dei giocatori che sono... Aspetta un attimo, si ha dei calciatori che l'hanno la qualità per poter giocare queste partite qui alla pari. Chiaro che in alcuni momenti si fa degli errori troppo banali. Noi anche stasera abbiamo sbagliato un numero di palloni in uscita che noi si ha possibilità superiori di quello che si è fatto. Poi è chiaro che la qualità in mezzo al campo fa la differenza, però Jorginho stasera ha giocato una buona partita, Barella ha giocato una buona partita, Fagioli ha giocato una buona partita, Calafiori è quel livello top di calciatore che sa fare tutto, che diciamo sempre, per cui noi si hanno delle possibilità d'uscita. È chiaro che poi, come ho detto prima, bisogna fare di più.